Ciao a tutti, sono Davide Di Blasi, collaboratore di Surfcasting. Stasera siamo qui a Lavagna in occasione dell'inizio dei campionati mondiali. Questi campionati mondiali sono in Italia in occasione dei giochi mondiali della pesca. Qui a Genova abbiamo l'onore di ospitare le nazionali Under 16 e Under 21. Più in Toscana ci saranno i senior e il femminile. Come vedete gli atleti sono già in spiaggia, questa è la manche di prova. Ci aspetteranno nei prossimi 4 giorni altre 4 prove, le manche ufficiali. L'orario di gara sarà dalle 8 a mezzanotte, quindi poche ore di luce, poi si inizierà a pescare al buio, come al solito all'italiano. La nazionale italiana è tra le favorite, ci auguriamo che possa rispettare i pronostici. Il regolamento è particolare, questa è la prima volta che si svolge una gara ufficiale col catch and release. Speriamo che questa soluzione abbia successo. Finalmente ci siamo, iniziano i mondiali di surfcasting in Toscana, sono 4 le nazionali che disputano i mondiali qui a Lavagna, e ci sono gli Under 21 e gli Under 16, mentre qui a Carrara e a Massa ci sono le donne e i seniores. Sono tutte gare di notte che si svolgono dalle 8 di sera fino a mezzanotte. E vediamo un po' qui sul campo dei seniores come procede la prima gara. E il mare è un po' mosso, l'acqua un po' torbida. Ieri c'è stata la manche, diciamo, di prova ufficiale, le catture sono state poche e anche oggi, che già la gara è iniziata da un'ora, sono uscite pochissime catture. Parliamo di qualche sarago, qualche sugherello. Ci avviciniamo adesso alla postazione di Francesco Brundo. Non so se si riesce a vedere dalla telecamera, ma è quella, diciamo, con il maggior pubblico presente a fargli il tifo. Ovviamente tutti i garisti della zona che fanno il provinciale su queste spiagge sono venuti, diciamo, a dar man forte alla nazionale italiana. Come tutti i concorrenti, non ha tanto spazio per muoversi, perché qui ci sono gli stabilimenti balneari, però insomma, dai, ci si adatta. Le esche sono limitate, adesso Francesco innesca un coreano, la dotazione è 2 scatole di arenicole, 2 di coreani e 1 di americani. Siamo ora nel secondo settore. Ci avviciniamo ad Alessandro, la protetta della nazionale italiana, e vedo che qui che chiacchiera, quindi non ci saranno tante catture. Ma se stassi in TV, dacci una battuta, che vedo che sei qui in relax. È pieno di pesce. È fuori, molto fuori. Tanto che non ci sono. Tanto che, però è grosso, tutto è grosso. C'è già gente con 10-15 kg. Di che? Di niente. Dai, dai, forza Alessandro. Siamo nel secondo settore. Questa è una delle tante vasche che gli organizzatori utilizzano per effettuare catch and release. Il regolamento prevede che tutte le prede pescate superiori ai 12 cm vengano prima misurate e successivamente rilasciate e mantenute in questi contenitori. In questo caso vediamo, c'è una piccola spigola perfettamente in vita. A ogni centimetro viene assegnato un punto. In questo caso sarà una spigoletta sui 15 cm, sono 15 punti. Continuiamo la nostra passeggiata sul campo grande. Siamo nel terzo settore, pochissimi pesci, qualche ombrina. Qui c'è Gianluca Kaufmann, una nazionale italiana. Gianluca, fai una battuta con te, Casting TV, come va? Ma insomma, un pesce l'abbiamo preso, adesso cerchiamo di fare qualcosa. Grande, con un pesce sei a posto, bravo. Sì, ma insomma, vorrei farne altri 2-3 almeno. Sono tantissimi cappotti. Lo so, però visto anche che adesso ho fatto una cortina di un pesce. Sì, sì, qualche pesce sta uscendo adesso, vacci dentro. Ok, grazie, ciao ragazzi. Come potete vedere, in ogni settore c'è un cartello riepilogativo dove ad ogni ora i giudici segnano le catture e i relativi centimetri. In questo caso Gianluca Kaufmann, dove ci siamo passati poco tempo fa, ha preso un'ombrina di 13 cm che equivalgono a 13 punti. Nel suo settore, come potete vedere, la prima ora sono tantissimi cappotti,
L'atleta spagnolo ha catturato una preda anche lui da 13 cm, il croato una preda da 14 cm e il portoghese due prede da 49 cm. Andiamo a vedere negli altri settori. Vengono tutte misurate e portate subito nel contenitore al centro del settore per mantenerle in vita. Siamo con Giulio Cesar Brito, la leggenda del Brasile, un carissimo amico da tantissimi anni in nazionale. Come va la pescata oggi? Poco pesce. Poco pesce? Molto poco. 18 settori, 4 o 5 pesce. Molto poco. Non è uguale in Brasile. No, no, il Brasile è 20, 30, 50. Nel campionato brasiliano 100 pesci. 100 pesci. E la regione del Rio de Janeiro, sì? Io campione individuale con 350 per 4 prove, 4 bandas. 350 pesci, avevo detto che era una leggenda del Brasile. Grande. Grazie. Ciao. Ciao. Altra particolarità del mondiale è che ogni atleta ha la sua scheda personale, dove ogni ora vengono segnati pesci e i centimetri pescati. In questo caso una preda da 21 cm, la prima ora, nella seconda ora una preda da 20 cm. Questa è la famosa bacinella che troviamo in tutti i settori dove vengono mantenute le prede in vita. Abbiamo un bellissimo cefalo, delle mormore, dei saraghi, un sugherello. Tutto perfettamente in vita, segno che catch and release è perfettamente applicabile e risolve tutti i problemi in situazioni tipo questa dove le prede scarseggiano, però grazie ai 12 cm comunque sia si riesce a fare classifica.